tutti! Oggi vedremo insieme come realizzare una semplicissima scatolina contenente un calendario dell'avvento. Ed è questa. Allora, so che è già 7 dicembre, però purtroppo non sono riuscita a fare questo video prima e l'alternativa era... farlo l'anno prossimo, quindi meglio tardi che mai. Comunque, questa è la scatolina, è semplicissima da realizzare. Adesso vi faccio vedere tutto l'occorrente. E dentro, ta-dam, contiene tanti sacchettini a forma di guanti e ogni sacchettino contiene un cioccolatino oppure una caramellina. Andiamo a vedere l'occorrente, serve una scatola, dei nastri, la colla oppure colla a caldo, una forbice, delle decorazioni e dentro appunto i sacchettini che vi ho fatto vedere che ho comprato a uno di quei negozi tutti a 1 euro e costavano all'incirca sui 4-5 euro. Poi vi servono un po' di cioccolatine, varie caramelle, varie ed eventuali, però potete metterci dentro anche altre cose, non so, tipo decorazioni, natalizie, creazioni fatte da voi oppure qualsiasi cosa che vi venga in mente. Andiamo a vedere come ho realizzato la scatola. Ho scelto uno dei due nastri, qui ho fatto un po' delle prove perché non sapevo ancora bene quale nastro utilizzare. Niente, andate, scegliete quello che vi piace di più. Qui diciamo che ho preferito utilizzare quello di Babbo Natale, però ho scelto l'altro nastro perché mi piaceva di più l'effetto di contrasto che creava appunto con la decorazione. Adesso ho semplicemente preso il nastro e l'ho sistemato sulla scatola, l'ho tagliato con la forbice e poi l'ho sistemato sulla scatola. Dai, come on, sbrigati! Cacchio, sto combinando, non lo so manco io. Sì, lo sto attaccando con la scatola. Lo sto attaccando con la colla. Semplicemente ho utilizzato la colla stick perché era più era più sbrigativo, diciamo, ma potete utilizzare anche la colla a caldo. E niente, sono andata ad attaccarla sopra. Molto, con molta pressione. Molta pressione. Ho attaccato Babbo Natale, o meglio la decorazione con Babbo Natale. Dietro c'era anche un angioletto molto carino, però mi piaceva più Babbo Natale. Niente, l'ho attaccato sempre con la colla stick. Poi non mi piaceva il buchetto che rimaneva, perché in realtà questo era una decorazione da appendere sull'albero, e quindi ci ho messo semplicemente un fiocco di raso sopra e l'ho attaccato sempre con la colla stick. Però se voi ce l'avete è meglio attaccarlo con la colla a caldo, perché resta più attaccato, è più difficile che si stacchi, ecco. Comunque, ho tagliato i bordini, qua dove ero? Ero andata a prendere l'accendino. L'accendino, se siete piccoline fatevi aiutare dai vostri genitori, mi raccomando, perché sai com'è, non vorrei che prenda a fuoco tutta la casa. Anch'io potrei fare una cosa del genere, non solo voi che siete piccoline. Comunque, è arrivato il momento di riempire i sacchettini. Partiamo dall'ultimo, così rimarrà sul fondo, cioè quelli più tardi del giorno più tardi saranno sul fondo. E niente, ci mettiamo, io ci ho messo un po' di cioccolate varie ed eventuali, cioccolate, caramelle al caffè, bla bla bla. Però come vi ho detto prima potete metterci dentro davvero di tutto. Io 2 anni fa, quando l'ho fatto per la prima volta, ci ho messo addirittura delle piccole carte di quelle napoletane per giocare, oppure ci avevo messo dei piccoli liquori, miniatura, o un accendino, oppure se lo fate a delle ragazze potete metterci anche dei piccoli campioncini di profumo oppure dei campioncini di creme, cose del genere, insomma qualsiasi cosa che ci va dentro questi mini sacchettini, anche vostre creazioni, perché no, oppure orecchini, bigiotteria, bla bla bla, eccetera eccetera. E niente, adesso finisco di riempire.
E vi saluto. Questo era il mio calendario dell'avvento di quest'anno. Ciao ciao! Fatemi sapere se lo avete fatto anche voi, oppure se siete come me delle ritardatarie croniche. Yeah. Ciao! E questo infine è il risultato.